Serata finale del premio nazionale Il Coraggio delle Donne, indetto dall'amministrazione comunale di Mondolfo con il patrocinio della Regione Marche e ideato da Giuliano De Minicis. Questa sera, sabato 30 giugno, in piazza dell'Unificazione di Marotta, sul palco che vedete alle mie spalle, verranno premiate due donne che si sono particolarmente distinte per il loro impegno nel sociale. Buonasera a tutti, bentrovati. Marco Santini, il suo violino. E il benvenuto da parte mia. Io sono Paolo Notari, sono felicissimo di poter in qualche modo tenere a battesimo questo importante premio nazionale, che è il premio nazionale Il Coraggio delle Donne. Lo teniamo a battesimo un po' tutti insieme questa sera qui a Marotta ed è per questo che come presentatore non chiederò mai applausi, ma ne vorrò uno veramente forte per dar vita a questo premio nazionale, Il Coraggio delle Donne. Evviva! Sindaco, un premio indetto dal Comune, come mai questa scelta? È stato ideato dal Comune di Mondolfo in occasione delle celebrazioni del centenario delle 11 eroine di Marotta l'anno scorso, quindi la storia di queste 11 coraggiose eroine marottesi, donne marottesi, e quindi per questo abbiamo ideato questo premio nazionale Il Coraggio delle Donne. Questa sera sul palco ci saranno due donne molto importanti, due donne straordinarie. Ecco, di chi si tratta? Tina Montinaro e Asmae Dashan, che ci racconteranno la loro storia. Abbiamo l'onore di averle qui con noi e per noi è davvero un grande piacere. Ci racconteranno la loro storia che ci ha colpiti. E il premio del Comune di Mondolfo vuole sottolineare la sensibilità e l'attenzione della nostra comunità nei confronti di storie importanti e significative che sono capaci di offrire momenti di riflessione ma anche modelli di comportamento che devono essere da esempio per le future generazioni. Questo riconoscimento avrà cadenza biennale? Cadenza biennale, quindi siamo certi che continuerà anche in futuro. Questo è stato un bel percorso, un percorso lungo che a novembre ha portato alla serata di oggi con tante iniziative culturali, quindi incontri, conferenze, mostre, proiezioni che ci hanno permesso di confrontarci su questo tema e sulle conoscenze, di conoscere ancora di più il mondo femminile. Giustamente Giuliano De Minicis ha voluto che ad aprire questa serata per rendere fertile il nostro terreno sia una straordinaria interprete musicale che è marchigiana ma che gira
un po' tutto il mondo, partecipando a manifestazioni, a concorsi, a festival, a rassegne di un certo livello. Lei fa una musica pop particolare, pop d'avanguardia, pop alternativo, non lo so, ascoltatela e poi giudicate voi. Vive tra Senigallia e Bologna, ha collaborato tra tanti personaggi, tra questi Samuele Bersani e l'indimenticato ed indimenticabile Lucio Dalla, del quale lei era una pupilla ed era affettuosamente amica. Sono felice di avere qua sul palco, e il vostro applauso e affetto rumoroso va a Roberta Gallo. Particolarmente luminosa, tra l'altro, Si vede Roberta Gallo da giù? Giallo! Perché ho detto Gallo? Scusa, ho detto... Io vi chiedo scusa, ma cerco di essere bravo, ma io ho lavorato 7 anni a Uno Mattina con Luca Giurato, quindi, come si dice, chi fa con lo zoppo... Esatto, ecco. Roberta, sentiamo un pezzo adesso e ci dici qual è, e poi ne sentiremo ancora un paio dopo. Con che apriamo, Roberta? Di Luce Propria, ti ringrazio per la presentazione fantastica, veramente, che hai fatto. Non... Quella lì Giurato non l'avrebbe fatta. No. Roberta Giallo. Saprò come farmi da parte. Se tu non ti accorgerai di me, saprò rispettare le distanze. E lontano da te io vivrò finalmente in pace, in ombra, nel silenzio che tace. Riuscirò Perfetto, da donna questa sera premierà altre due donne che grazie al loro coraggio, alla loro determinazione hanno fatto tanto, e quindi questa sera giustamente gli verrà consegnato un riconoscimento. Quanto è importante avere appunto queste persone che portano avanti fino in fondo i loro obiettivi? Beh, io lo considero fondamentale, guardi, realmente la testimonianza, abbiamo la fortuna di avere due testimoni di due storie tragiche. Due persone vivaci, due persone che stanno nella loro storia, possono insegnarci molto. Allora è prima cosa un complimento al comune che ha apprezzato questa iniziativa. Poi godiamocela, prendiamone tutto. Questo è un messaggio, in realtà si dice che le testimonianze servono ai giovani, servono agli adulti, servono agli anziani. Quindi consideriamolo un'occasione per tutti quanti. Questa sera si ricorderà anche la strage di Capaci, quindi insomma fondamentale anche per noi, visto che il nostro tribunale Pesaro è stato intitolato proprio a queste persone. È importante anche, immagino da parte sua, poter consigliare di combattere, di denunciare sempre. Assolutamente sì, è fondamentale, fondamentale, perché non dobbiamo dare per scontato che è un problema che non appare in tutta evidenza, perché sicuramente non è la Sicilia questa, insomma, ma non è neanche l'Emilia, eccetera, non esiste. Quindi impariamo a conoscere la mafia nelle sue manifestazioni, perché se la conosciamo la evitiamo tutti quanti. Ecco, questo è un messaggio che mi sento di dare, proprio per evitare che si cada nel convincimento che a noi non può capitare. No, è un problema di carattere, del resto la chiamano criminalità organizzata, criminalità, come voglio dire, infiltrata, e quindi non la vedi, può esistere. Se noi abbiamo, diciamo, degli allergeni, ci possiamo difendere bene, meglio. Questo è un messaggio importante per i giovani, perché dai giovani deve venire sicuramente il rifiuto forte verso l'illegalità, la ricerca della legalità.
Una fiducia nelle istituzioni. Ah, sì. Io ne ho moltissimo rispetto per le istituzioni, ma rispetto anche molto queste esperienze. La testimonianza è sempre un momento, ripeto, di crescita. Fiducia nelle istituzioni, occhi aperti, mai paura di denunciare e capacità, ripeto, di riconoscere quello che non va. Non cerchiamo scorciatoie nella vita. Alla fine, seguendo delle regole e imponendo agli altri di seguirle, probabilmente già abbiamo un'azione etica e moralizzante che è utile per tutti quanti. Ci credo veramente, guardi, poi può sembrare un po' pesante come discorso, però se lo facciamo, viviamo nell'ambito di una realtà più ordinata, più regolare e meno facile preda di criminali. Il premio nazionale Coraggio delle Donne 2018 ad Asmeh Dashan. Asmeh Dashan, giornalista professionista e scrittrice italo-siriana, esperta di Medio Oriente, Siria, Islam, dialogo interreligioso, immigrazione e terrorismo internazionale. Dal 2016 lavora come freelance per diverse testate nazionali ed internazionali, tra cui Avvenire, The Post Internazionale e Panorama. È creatrice e autrice del blog Diario di Siria, scrivere per riscoprire il valore della vita umana. È attivista per la pace e la non violenza e da aprile 2018 è collaboratrice permanente dell'Università per la Pace delle Marche e membro del Comitato Scientifico della Scuola di Pace di Senigallia. È volontaria soccorritrice della Croce Rossa Italiana. Nel 2016 riceve il premio Giulia, Forum delle giornaliste del Mediterraneo. Nello stesso anno riceve il premio della giuria al concorso Giornalisti del Mediterraneo, con il reportage pubblicato su Panorama, Io nella tana degli uomini bomba. Nel 2015 l'Ordine dei giornalisti delle Marche le assegna il premio A Passo di Notizia, per i suoi reportage in Siria con una sua mostra fotografica Siria tra macerie e speranza. Vincitrice del premio Universum Donna 2013, sezione giornalismo, ha ricevuto la nomina a vita di ambasciatrice di pace della University of Peace, Switzerland. È autrice di diversi libri di narrativa e poesia. Nel 2010 vince il premio speciale della giuria al concorso Trofeo Penna d'Autore con il romanzo Dal quaderno blu. Il suo ultimo romanzo, Il silenzio del mare, è dedicato alla tragedia siriana. La commissione che è qui presente ha deciso di assegnare il premio Coraggio delle Donne ad Asmeh con questa motivazione che leggiamo. Giovane donna italo-siriana, scrittrice, poetessa, giornalista impegnata, attivista per i diritti umani, con coraggio non comune si è introdotta in Siria clandestinamente, senza alcuna copertura e protezione, rischiando la vita più volte per documentare e denunciare le efferatezze che lì si consumano nella distrazione del mondo. Si spende con coraggio ed estrema passione per la pace e per il dialogo interreligioso. Asmeh Dashan. Si sente una donna coraggiosa? Io mi sento, cerco di essere una donna coerente, cerco di essere una donna che dà voce ai valori, ai sentimenti che porta nel cuore e cerca di impegnarsi per le questioni che le stanno più a cuore. Se questo significa coraggio, io cerco di essere una donna coraggiosa. Asmeh Dashan, fra poco lei riceverà un premio su questo palco, un riconoscimento per tutto il lavoro che lei ha svolto. Lei ha documentato, ha denunciato tante cose che ha visto con i suoi occhi. Ci può raccontare anche ai nostri telespettatori che cosa vedeva davanti a lei? Ma quello che ho visto io è stato attraverso il viaggio, il primo viaggio in Siria nel 2013, attraverso i viaggi successivi dentro la Siria ai confini, è stata la sofferenza di tanti esseri umani, soprattutto civili, la sofferenza di bambini, di donne, di giovani che sono stati improvvisamente coinvolti in una ondata di violenze che sicuramente non avevano scelto. È stato l'assistere al degrado e alle forme peggiori di violenza, perché quelle che
erano le legittime richieste di un popolo sono state invece tramutate in risposte con l'uso appunto di, anche di armi non convenzionali. Quindi ciò che ho visto è stato proprio questo, è stata la grandezza di un popolo come il popolo siriano, che ha una storia millenaria, frantumarsi sotto il peso delle bombe, sotto il peso anche dell'indifferenza, perché 7 anni di guerra sono anche indifferenza, e di fronte alla nostra impotenza l'unico modo che abbiamo di restare umani e di non consegnare all'oblio tutta quell'umanità sofferente è proprio quello di cercare di raccontare le loro storie. Io con umiltà e con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione sto cercando di continuare a farlo. Anche il nostro governo che cosa può e che cosa dovrebbe fare? Ma il governo italiano ha già fatto molto per la Siria, accogliendo sicuramente delle ondate di profughi che hanno attraversato l'Italia per raggiungere il nord Europa, accogliendo anche i migranti siriani che sono giunti sulle coste siciliane, cercando di interporsi come attore nella diplomazia internazionale. Di fatto l'Italia da sola oggi non riesce ad affrontare una questione come quella siriana, perché servirebbe una risposta a livello europeo. L'Europa in questo momento purtroppo non parla una lingua unica, per cui si sente questa grande mancanza, perché l'Europa sicuramente sarebbe un attore importante per premere sui diritti umani e sul rispetto delle convenzioni internazionali. In questo momento invece la palla sta nel campo di altre grandi potenze che non hanno scelto la linea della pace e della diplomazia come prima opzione, purtroppo. Ma di che cosa hanno bisogno esattamente queste persone? Ma in questo momento storico i civili siriani hanno bisogno di pace. Sembra una risposta banale, ma dopo 7 anni di bombardamenti, di violenze, di fughe, i siriani hanno bisogno di svegliarsi senza il frastuono delle armi. I siriani hanno bisogno di poter respirare, di poter abbracciare i propri figli senza la paura che muoiano tra le loro braccia. Hanno bisogno di tornare a casa, perché ci sono 6 milioni di siriani ormai fuori dalla Siria e 6 milioni di siriani dentro la Siria nella condizione di sfollati, per cui la pace è sicuramente la condizione più urgente. Poi è necessario attivare tutti quelli che sono i corridoi umanitari per permettere appunto la cura dei malati, il soccorso dei feriti e riattivare quantomeno un sistema civile di sostegno della popolazione locale. Sembrano storie così lontane, così distanti sia a livello temporale che a livello di tempo, invece sono storie che viviamo a qualche ora di volo da qua. Purtroppo sì. Grazie per quanto ha fatto, grazie per l'emozione. Invito sul palco, e siamo onorati di avere Sua Eccellenza il prefetto di Pesaro Carla Cincarilli, che invito sul palco per la premiazione insieme al sindaco Nicola Barbieri, al giovane sindaco Nicola Barbieri e alla Mary Marziali per consegnare il premio, del quale credo abbia piacere. È importante questo premio che lei tiene a battesimo. Sono molto emozionata e vi ringrazio ad uno a uno, a partire da appunto tutti voi di questo concorso, alle persone qui presenti, alle autorità, e sono particolarmente onorata di portare questo premio in omaggio a tutte le donne nel mondo che non sono qui presenti oggi, ma che stanno lottando per i loro diritti umani e che vedono sicuramente in noi una speranza. Quindi io vi ringrazio di cuore, mi onora particolarmente questo premio, spero di continuare ad essere all'altezza di queste vostre attenzioni. Asmé Dashan, premio nazionale Il coraggio delle donne. Buonasera, signor prefetto. Ci siamo visti su Rai 1 recentemente da Fano per un'occasione. Possiamo dare il microfono, perché volevo chiedere proprio a Sua Eccellenza il prefetto di Pesaro un commento su quanto ha sentito. Che forza questa donna! Che eh? Forza, che idee chiare, lucide e la capacità di farci capire veramente. Lo stavamo dicendo col sindaco. Brava, grazie, grazie, perché è stato proprio un piacere sentire. Essere donna serve un coraggio particolare. Cos'è per lei il coraggio della donna? Lei ha un ruolo cromosomica, insomma. Lei ha un ruolo essere donna. Sì, io sono ha un ruolo che sono una donna, è io poi per l'età che ho appartengo a delle generazioni dove il femminismo c'aveva tutto il suo concetto di battaglia, e non è facile essere donna, questo le devo dire veramente, non è facile. Ci stanno situazioni molto più complesse dove l'elemento femminile forse va a senso contrario. E diciamo che bisogna impegnarsi molto. Essere donna è faticoso.
però ci si può riuscire, insomma. Prima dicevamo con il sindaco che non è così scontato fare un premio, perché non è così scontato che le donne abbiano un riconoscimento in vari, vari campi, è d'accordo lei? Sì, sì, sono d'accordo, certo, certo. Ed è bello, anzi è un complimento che devo al sindaco, nasce, è anche una bellissima organizzazione questa, quindi un complimento a chi l'ha pensata, a chi l'ha organizzata, alla regione, a... A Giuliano De Minicis, che vedo qua con il premio, prego, vieni avanti Giuliano, ciao, benvenuto. Il premio, che è un logo ideato appunto da Giuliano e che è ispirato agli Angeli Ribelli di Osvaldo Licini, è un pittore marchigiano riprodotto a mosaico su un piatto di ceramica tipica di Castel Durante ed è riprodotto dalle donne dell'Associazione Culturale Chiaroscuro, un premio realizzato dalle mani di donne per altre donne. Grazie, la consegna del premio, l'applauso degli amici di Marotta, l'affetto rumoroso del battimano per il primo premio Coraggio delle Donne ad Asmé Dashan. Il premio nazionale Coraggio delle Donne a Tina Montinari. Nata a Napoli, è la moglie del capo della scorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, e madre di due figli. Antonio Montinaro era il capo scorta che nella tremenda strage di Capaci del 23 maggio del 1992, a soli 29 anni, ha perso la vita insieme al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli altri agenti Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Il 23 maggio per noi è iniziato e non è mai finito. Quella bomba è entrata a casa mia e non è mai uscita, dice Tina Montinaro. Da allora è una delle promotrici dell'associazione Quarto Savona 15 e da anni gira l'Italia per parlare del sacrificio di suo marito e della necessità della lotta alla mafia. Racconta lei stessa: mio marito mi ha insegnato e dato tanto, soprattutto il coraggio di camminare sempre a testa alta. E poi non mando giù che si ricordano le vittime e si dica la scorta. Erano ragazzi giovani e la memoria deve farci ricordare i nomi. La memoria significa anche impegno. Tina ha deciso con coraggio di rimanere a Palermo e di far crescere in questa città i suoi due figli. È una donna capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. È una persona diretta, non ama i giri di parole, ma preferisce dire in faccia le cose che pensa. Lo scorso anno, nel 25esimo della strage di Capaci, ha organizzato l'iniziativa La Memoria in Marcia, che ha riportato a Palermo quel che resta di Quarto Savona 15, la sigla radio della macchina blindata su cui viaggiava il capo scorta e i due colleghi, attraverso una serie di tappe in tutta Italia, incontrando studenti, associazioni e istituzioni. Ho voluto così dimostrare che non ci hanno fermati, sono i mafiosi che hanno perso. A me Antonio manca ancora, e sicuramente più ai miei figli, a cui è stata tolta la possibilità di conoscerlo. Ma oggi nelle strade di Palermo si sentono dire: sei figlio di quel Montinaro, ed è una forma di orgoglio. Non abbiamo un cognome pesante, ma importante. Tina Montinaro, premio Coraggio delle Donne. Tina, la motivazione di questo premio. Testimone coraggiosa e instancabile della lotta contro le mafie. Incontra da anni i giovani di tutta Italia per preservare la memoria di chi ha dato la vita combattendo la criminalità, diffondendo passione, rispetto, cultura della legalità e del senso dello Stato. Esempio di coraggio civile nel promuovere questi valori e principi fondanti che continua a trasmettere, prodigandosi con straordinario impegno quotidiano. Grazie. Buonasera e benvenuta intanto. Sì, mi sentite? Io mi sento malissimo. Però penso che di fronte si dovrebbe sentire. Se possiamo alzare un po' il volume, magari. Vabbè, grazie. Io comunque tengo un nuovo show, né? Dico, Tina, si sente sentire. Una donna coraggiosa girare l'Italia così tanto da tanti anni? No, io mi sento una donna. Punto.
mi sento una donna. Come viveva in famiglia? Siamo curiosi, ci deve raccontare un po' di cose. Come si viveva in famiglia? Suo marito essere il capo della scorta Giovanni Falcone faceva indifferente come se fosse stato un lavoro normale? Oppure come si viveva in famiglia questo mestiere di suo marito? Allora, lui è chiaro, non lo faceva pesare, anche se poi a casa stava pochissimo, devo dire, perché insomma sapevamo quando usciva, però gli orari erano sicuramente lunghi e stressanti, però lui quel poco che stava a casa insomma cercava di fare il marito e il papà, anche perché io ho sposato Antonio che aveva 24 anni, lui a 24 anni già scortava il dottor Falcone e quindi era un papà giovanissimo. E quando stava a casa, insomma, giocava con i suoi bambini. E tutti noi quando stiamo a casa, immancabilmente parliamo di lavoro. Si parlava del dottor Falcone a casa? No, no. Mai? No, lui non parlava del dottor Falcone perché portava talmente rispetto al dottor Falcone che non ne parlava. Tina, testimone coraggiosa e instancabile. Lei incontra giovani di tutta Italia per apportare la sua testimonianza. Testimone coraggiosa perché, come ho sempre detto, ho avuto un marito che ha avuto un grande coraggio. Io non ho mai pensato a mio marito come il grande eroe. Ho sempre pensato a un uomo che ha fatto il proprio dovere avendo tanto coraggio. E quindi questo l'ha lasciato a me in eredità e chiaramente ai miei figli. Che cosa consiglia ai ragazzi? Quella di avere come esempio questi uomini che hanno dato la vita per lo Stato, perché ci credevano e proprio per i giovani, per fargli avere un futuro sicuramente migliore. E stiamo parlando di ragazzi, perché se ricordiamo gli uomini della strage di Capaci, comunque insomma mio marito aveva 29 anni quando è morto, quindi stiamo parlando di ragazzi che già prima del 92 avevano deciso da che parte stare. Per quanto riguarda gli adulti invece, credo che una cosa fondamentale sia anche denunciare, quindi mai avere paura ed essere, ecco, come lei, coraggiosi e combattere. Mai avere paura, perché dal momento che lo fai una sola volta dovrai sempre farlo. E io penso che più che non avere paura e avere coraggio significa proprio avere dignità. Qual è il ricordo di quei momenti là? Che ricordi ha? Lei come ha saputo, come ha vissuto, cosa ha fatto? C'è un ricordo in particolare o preferisce dire guardiamo il futuro e lasciamo perdere il passato? No, no, io il passato non lo dimentico, per guardare meglio il futuro, perché penso che sia importante ricordarsi, è fondamentale. Poi per quanto riguarda quei giorni insomma... quando ti arriva una telefonata del genere a casa non è facile, anche perché io avevo Gaetano che aveva 4 anni e mezzo mentre Giovanni aveva 1 anno e mezzo e io non sono stata nemmeno chiamata dalla polizia perché era successa una cosa talmente grande che nemmeno loro sapevano più gestirli in quei momenti. E quindi io sono stata chiamata da un'amica comune mia e di mio marito, voleva sapere dove stava Antonio perché io non avevo accesa ancora la televisione e quindi non sapevo nulla. E lei voleva sapere. Quando ha visto che io non sapevo niente, non gli diceva dove stava mio marito, perché mio marito mi aveva detto di non dirlo telefonicamente per la sicurezza sua e quella del dottor Falcone. Lei mi disse c'è stato un attentato al dottor Falcone. E quindi io ho chiamato immediatamente la polizia, ma il ragazzo dall'altro lato mi rispose non lo sappiamo ancora cosa è successo, sappiamo che è successo un macello, non sappiamo chi è morto e chi è vivo. Da lì scappo in questura e lì insomma mi tengono per ore, perché non sapevano ancora dove era finita la macchina, perché la prima macchina, la Quarto Savona 15, ha fatto un volo di 300 metri, è andata a finire dall'altro lato dell'autostrada, quindi all'inizio non la trovavano. Da lì ti cambia la vita, da lì non riesci più, è una sensazione
molto strana. Io ricordo solamente che è arrivato poi lì in ospedale, quando poi di sera mi ci hanno accompagnato con la convinzione di vedere mio marito, ma è chiaro che lì avevo poco da vedere. Ricordo solamente che mi si è avvicinato un collega di Antonio e mi disse: puoi andare a casa dai bambini, perché Antonio non indossava un vestito verde stamattina, ho riconosciuto io un pezzetto di vestito. E quindi da lì sono andata a casa, dove non sai quello che ti aspetta in quel momento, non sai come prendere la vita, sai solamente che ci stanno due bambini a casa. Poi da donna, come tutte le donne coraggiose, se coraggiose si possono chiamare le persone nella mia situazione, rimbocchi le maniche e dice: signori cari, questa è la situazione, vado avanti. E da lì è iniziato. Noi le dobbiamo dire grazie, perché io credo che in questo momento e in questo terzo millennio quello che ci manca di più a tutti noi sono le emozioni. Questa sera, Tina, ti posso dare del tu, visto che tu l'hai fatto? Mi hai e ci hai emozionato. Grazie, Tina Montinaro. Grazie, grazie. Invito sul palco Sua Eccellenza il prefetto Carla Cincarilli, ancora per la premiazione. Invito sul palco il sindaco Nicola Barbieri e invito Mary Marziali per consegnare insieme alla targa e a quella splendida opera d'arte che è il Premio Nazionale Coraggio delle Donne, realizzato da donne per le donne, anche la medaglia del Circolo Culturale Marotta, che è stata consegnata anche alla premiata in precedenza. Eccolo qua, il sindaco di Marotta. Eccola qua, Sua Eccellenza prefetto Carla Cincarilli e Mary Marziali per consegnare il premio. Signor prefetto, la sto coinvolgendo molto, lo so, però mi piace sentire qualche sua parola e la ringrazio se ci dà anche per Tina una sua emozione. Grazie. Veramente, no, grazie dell'emozione, Tina. Grazie veramente, grazie. Prima dicevo, ci sono degli episodi che tutti sappiamo dove stavamo quel giorno. È vero, io credo, e uno è questo. Grazie, grazie veramente. Grazie. Consegniamo il premio, i nostri fotografi, la nostra comunicazione testimonia la consegna. Comune di Mondolfo, Premio Nazionale Il Coraggio delle Donne 2018 a Tina Montinaro. Grazie ancora, complimenti per quanto sta facendo e complimenti con la serenità e con l'energia con la quale lo sta facendo. Grazie ancora. Prima edizione per un premio riconoscimento che riguarda il coraggio di queste donne, quindi insomma da parte dell'amministrazione comunale vi impegnerete anche a portarlo avanti in futuro. Assolutamente, il premio nasce da un'idea di Giuliano De Minici, se noi l'abbiamo accolta ovviamente col massimo entusiasmo. Un percorso lungo da novembre scorso, con tanti appuntamenti, si conclude stasera questo percorso e avremo poi con cadenza biennale la possibilità di riproporlo, ed è questo proprio l'intento di questo premio. Grazie ad Asmeda Shan, grazie a Tina Montinaro, al Consiglio regionale Marche, al Presidente Antonio Mastro Vincenzo, alla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, grazie ancora a Mary Marziali, grazie al Comune di Mondolfo, all'amministrazione, a tutti i funzionari e collaboratori che hanno reso possibile questo momento e questa serata, dove la storia di 11 coraggiose donne di Marotta, come abbiamo raccontato inizialmente, si è legata alla nascita di questo premio. Grazie a Giuliano De Minicis, che abbiamo già visto sul palco ma che ringraziamo ancora, grazie alla DM Concept per l'organizzazione, a Cristiano Bocci, a Lorenzo Cicconi Massi per la sua fotografia di Donne Volanti, grazie a Claudio Tombini, a Marco Santini, a Roberta Gallo, a Top Service con tutte le ammaestranze e soprattutto a tutti voi che avete animato questa piazza con le nostre premiate sul palco, un finale
emozionante, come sono state emozionanti questa ora e mezzo, quasi due ore, della prima edizione nazionale del premio Il Coraggio delle Donne. Da Giuliano De Minicis, dall'amministrazione comunale, a tutti voi tramite la voce di Paolo Notari, buonanotte e appuntamento tra due anni. Grazie ancora. È una cerimonia, è un'iniziativa molto importante perché in realtà non è soltanto celebrativa ma vuole veramente valutare il coraggio e l'impegno delle donne, quindi in questo caso rispetto al tema della legalità e dei diritti civili credo che sia un riconoscimento importante del coraggio ma anche del contributo che le donne danno alla società. Ho pensato di chiudere portando una canzone, ahimè non felicissima, che si intitola Giornata No, però questa è per me una giornata sì, vi ringrazio davvero per le vostre parole, ci si sente piccoli di fronte ad esperienze così grandi, quindi si può solo imparare e ammirare tantissimo. Sembra perduto, giornata no, no, e mi pare di non aver mai goduto, ho rinnegato più volte cielo e terra, ed ogni angolo del mondo mi è sembrato in guerra, poi ho cacciato anche te dalla mia vita, dalla mia stanza, così senza un perché. Devo essere pazza, stanca, quando il giorno prima volevo scriverti un libro per parlarti d'amore e confessarti in lettere ciò che non so dirti a parole. Poi avrei voluto passarti le mie mani tra i capelli e col coraggio che restava leggerti i miei pensieri più belli. Era una giornata no, 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 e mi sembrava persino più freddo fuori. Giornata no, no, anche le canzoni erano rumori. Non mi è sembrato più buono neanche il pane, ed ogni singolo progetto mi è sembrato da rifare. Sai che il giorno prima volevo scriverti un libro per parlarti d'amore e confessarti in lettere dirti a parole. Poi avrei voluto passarti le mie mani tra i capelli e col coraggio che restava leggerti i miei pensieri più belli. E poi magari darti un bacio a fior di labbra, e poi magari senza stop baciarti tutta la faccia. E avevi in mano quel libro che parlava d'amore, da strappare, da bruciare, e non ti ho ancora passato le mie mani tra i capelli, e tengo serrati nella testa tutti quei pensieri più belli.
Le tue palpebre sono aria, mi trascinano, vado con te dentro. Non si vede nulla, non si sente nulla, superflui gli occhi e le labbra in questo mondo tuo. Per sentire te non valgono i sensi consueti che si usano con gli altri, bisogna attenderne di nuovi. Si cammina al tuo fianco, sordamente, al buio, inciampando nei forse, nelle attese, sprofondando verso l'alto con gran peso di ali. Quando tu riapri gli occhi, io torno fuori, ormai cieco, inciampando ancora, senza vedere nemmeno qui, senza sapere più vivere né in quell'altro, nel tuo, né in questo mondo scolorito dove io vivevo, incapace, indifeso fra l'uno e l'altro, andando, venendo dall'uno all'altro, quando tu vuoi, quando apri, quando chiudi le palpebre, gli occhi.